Mettetevi comodi perché un vostro amico che vi deve 1000 euro vi propone tre opzioni. Opzione 1, darvi 1000 euro oggi. Opzione 2, non darvi 1000 euro oggi, ma darvene 1025 tra un anno. Opzione 3, non darvi 1000 euro oggi, ma darvene 1100 tra 2 anni. A questo punto, quale scegliereste? Prima di proseguire, provate a mettere in pausa questo video e a scrivere la vostra risposta nei commenti. Fatto? La risposta esatta è dipende e la teoria economica ci spiega il perché. Quando si fa questo genere di valutazioni, saltano subito all'occhio le cifre in gioco. 1000 euro sono meno di 1025, 1025 sono meno di 1100. Sembrerebbe una buona idea accettare l'opzione 3, ma le quote di denaro non sono l'unico fattore da tenere in considerazione. Anche il fattore tempo ha una sua importanza sostanziale. Il denaro ha un valore temporale dovuto alle sue potenzialità intrinseche di investimento. Gli anglosassoni lo chiamano the time value of money. Supponiamo ottimisticamente che si possa investire il denaro in banca ad un tasso di interesse annuale del 5%. Scegliendo l'opzione 1 ricevete 1000 euro che potete prontamente investire in banca. Dopo un anno avrete i 1000 euro iniziali più 50 euro di interessi, per un totale di 1050 euro, che sono di più dei 1025 promessi dal vostro amico. Ma cosa succede reinvestendoli nuovamente per un altro anno? Quei 1050 euro diventano 1102,5 euro, che sono comunque di più dei 1100 promessi dal vostro amico. Volendo, si può anche ragionare a ritroso e calcolare che 1100 euro ricevuti tra 2 anni valgono meno di 1000 euro oggi. Economicamente parlando, è indubbio che l'opzione migliore sia la numero 1. Questo modo di affrontare tale genere di problemi sta alla base dei metodi d'analisi degli investimenti. Ricontestualizzando una frase di Benjamin Franklin, dovremmo proprio dire: il tempo è denaro.